Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Oggi parliamo di un batterista che non ho ben capito per quale motivo non si caga quasi nessuno o quasi, ossia di Jason Rulo, il batterista fantastico dei Symphony X. E anche qua ho un paio di idee sul motivo perché non è stato molto considerato. Allora, nell'ambiente prog metal c'è il dominio dei Dream Theater che lascia spesso e volentieri spazio zero ad altre band. Spesso e volentieri chi ascolta prog metal ascolta i Dream Theater, punto. Invece ci sono un sacco di band stravalide. La mia preferita di tutti i tempi rimangono i Pain of Salvation col disco The Perfect Element, che secondo me è il disco prog metal per eccellenza. Non ovviamente che non mi piacciono i Dream Theater, o in questo caso anche i Symphonix, il brano The Accolade del disco, che ricordo. Ah, ok, The Divinum Ways of Tragedy, che è un disco. Secondo me mica bellissimo. Poi vabbè, i Symphonix hanno anche il cantante, secondo me, migliore che ci sia in ambiente prog metal che è Russell Allen. Ma parliamo un pochettino di Jason Rullo, diamogli un po' di giustizia a questo batterista. Allora, Jason Rullo c'è sempre stato nei Symphonix, che io ricordo. Infatti qua c'è scritto 94, il primo disco dei Symphonix, storia del gruppo, giusto per non darvi una stronzata. Sì, c'è sempre stato dall'inizio. Allora, è praticamente il batterista dei Symphonix e come dicevo prima, per una serie di sfighe non è mai stato capito fino in fondo. Diamogli un po' di giustizia. Allora, come vi dicevo, il mio disco preferito è Divine Wings of Tragedy. Mi piace anche Odyssey e Paradise Lost, però già in Paradise Lost, come dischi nuovi, Iconoclast, c'è un suono di batteria, secondo me è troppo triggerato, troppo finto. Invece di Divine Wings of Tragedy c'è proprio la batteria, lo so che sono un boomer, la batteria acustica bella con delle belle idee suonate veramente bene. Ok, diamogli un pochettino giustizia. Questo è l'ultimo video che ha caricato lui, l'ha caricato a novembre 2020. Diciamo che già paragonato a Portnoy e altri, lui è un po' più power metal, tra virgolette. Sentitevi anche Russell Allen in sottofondo che sta già cantando da Dio. Bravo comunque. Bella questa, bacchetta persa e recupero. Bacchetta rotta con la mano destra. Altro da notare a questo ride, quando fai queste figurazioni, questo è un ride figo perché ha molto ping, ma non è di quelli super metal, super heavy. Quindi bisogna vedere che ride è. Perché si sentono bene gli accenti, ma non è quello tin-tin, non è esageratamente duro. Figo, figo. C'è. Allora, vediamoci un pochettino anche un pezzo di quelli difficili. Questo è Iconoclast. E qua si vede meglio la batteria, si vede meglio un pochettino il settaggio com'era prima. Grazie a Sick Drummer per questo video. Perché ricordiamoci, Jason Rulo ha questa sfiga o questa cosa che lui per anni non si è promosso niente al di fuori della band.
questo non ha niente da invidiare a altri batteristi prog, anzi, veramente bravo. Tra l'altro Jason anni fa era stato male ed era stato sostituito dal bravissimo Joe Macaluso, che saluto. Cosa abbiamo qua? Gli, due Octoban qua, Ride qui sotto è un suono tipo Charleston, o tipo Charleston, piatto ad effetti ma non se lo riconosce. Abbiamo un po' di splashettini qua, due qua, una bella batteria prog. Se non ricordo male lui usa una cassa sola. Come state vedendo, sicuramente meriterebbe molto più riconoscimento di quello che ha avuto. Questo è uno di quei casi in cui veramente la poca promozione personale, o boh, magari non gli interessava, chissà che, l'hanno reso molto meno conosciuto di quanto meriterebbe, perché ci sono pochi di video di batteria, ma c'è un E that video this truck in is cui lui among praticamente fa il paninaro, che è il proprietario di Joe Mamas. relatively new to Albuquerque's food truck scene. Cioè, per quanto sia fantastico che tu abbia un altro lavoro, per carità, nessuno te lo dice che sia sbagliato. Cavolo, facci qualche video in più, perché il tipo è fenomenale. Quindi tu puoi vedere che c'è un sacco di drum cam registrate in maniera amatoriale, e poi c'è uno speciale su di lui, invece è registrato super bene, del suo altro lavoro, che per carità, ripeto, anche qua non fraintendetemi, io uno può avere tutti i lavori che vuole, e anzi mi fa super rispetto, ma il mio discorso è, cavolo, i video più belli suoi suonando con la qualità maggiore ci sono qua, come Jason's dico, hard con hit. l'assolo e le cose registrate bene sono qua. Quindi tornando a parlare di lui, è un peccato che non ci siano delle drum cam o delle altre degli altri video magari in studio o roba del genere, soprattutto con i Symphonix. Quindi adesso mi rivolgo ai fan dei Symphonix. Secondo voi, per quanto riguarda Jason, dove devo andare a cercare i suoi video? Cosa posso fare? Ho fatto di tutto per trovare roba valida, ma è stato abbastanza difficile. Voi cosa mi consigliate di fare per avere delle drum cam belle di Jason Rullo? Ma soprattutto, secondo voi, perché Jason Rullo non è mai stato riconosciuto come avrebbe meritato? Fatelo sapere nei commenti. Un like, un abbraccio e attivate la campanella. Un like, un commento, attivate la campanella, un abbraccio e alla prossima. Ciao ragazzi!